Ma buongiorno, come state ragazzi? Spero tutto bene. Io sinceramente negli ultimi giorni sono stato un po' male. Ho avuto un'influenza così pesante, così forte, che mi ha portato a non registrare nulla per tutta la settimana. Soprattutto il raffreddore, raga, era così pesante, ma così pesante, che avrò consumato un bancale di fazzolettini tempo. Talmente che ho soffiato il naso, si era lacerato il naso qui, si era proprio screpolato, mi era uscito anche il sangue. Una cosa impressionante. Comunque oggi iniziamo questa giornata. Come primo step mi fermerò da un cinese perché devo comprare un cazzo di taglierino. Appena arrivato dal China, sono appena arrivato al lavoro, taglierino acquistato a soli 70 centesimi dal mio amico China. Speriamo che duri e non mi abbandoni nei miei primi unboxing. Vi ricordo che giù in descrizione c'è la lista dei desideri di Amazon. Se volete farmi un piccolo regalo, ho messo un taglierino con un po' più di quality. Se vi va, dategli un occhio. Comunque ragazzi, oggi è davvero una splendida giornata di sole, ma fa un freddo cane. È arrivato il momento di lavorare. Ho terminato di montare questi 5 pneumatici per un cliente che sta restaurando un Fiat 127, ve lo ricordate? Praticamente ragazzi sono gomme ancora con camera d'aria, avrò impiegato un'ora e mezza per montare queste gomme perché devi stare attento con la camera d'aria e non romperla. Se sarebbero state gomme tubeless ci avrei impiegato una mezz'oretta massimo. Comunque vi volevo aggiornare, vi ricordate quanto riguarda la postazione YouTube quando si allagò il bagno e dovetti buttare via la moquette? Mi sono ricordato di avere un altro pezzone di moquette conservato sopra in soffitta e l'ho appena applicato con il taglierino che ho acquistato stamattina. Ho fatto anche un bel taglio netto. In pratica prima la moquette arrivava lì in fondo e chi doveva andare in bagno calpestava sempre la moquette e io trovavo sempre le orme dei piedi. Ora ho deciso di tagliarlo bello dritto dritto dritto, così chi va in bagno non mi rompe il cazzo. Comunque questo è il taglierino che ho acquistato dal China, strautile, e non vedo l'ora di iniziare di nuovo con i video unboxing. Ma che splendida giornata di sole che è uscita, ragazzi. Io adoro, adoro il sole, l'estate. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra stagione preferita. Ora ho terminato di lavorare, si va a pranzare. Io odio il traffico. Appena arrivato sono stato tre quarti d'ora nel traffico per arrivare a casa e fa anche caldissimo. Ma stavo pensando, vi siete iscritti al canale? E dai ragazzi, è il tasto rosso in basso, spolliciate, dai! Ho una fame assurda. Oggi non so cosa mangerò, non lo so, ho solo tanta 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 fame. Spaghetti e frutti di mare, top. Registrando. Dunque, appena terminato di mangiare, devo dire la verità, tutto a base di pesce come piace a me. Come ben sapete, in questi giorni c'è stata la festa degli innamorati, San Valentino, raga, San Valentino. La mia fidanzata mi ha già regalato il treppiede della Manfrotto, vi lascerò il video riguardo che ho già realizzato, ma il regalo più bello ha fatto fare solo esclusivamente per me un puzzle con la nostra foto. Una foto davvero molto significativa. È stato il nostro primo viaggio insieme. Lei l'ha voluta immortalare con questa fantastica idea. Solo che ho questo puzzle da una settimana e lo devo ancora fare. Quindi, prima che lei mi uccida, facciamo il puzzle dell'amore. Appena terminato di lavorare mi sono chiuso dentro, bello in santa pace. Andiamo ad assemblare il puzzle dell'amore, così la mia fidanzata sarà stracontenta. Ho anche qui la foto di riferimento, vedete come siamo belli carucci, come siamo belli insieme. Siamo davvero una bellissima coppia. Let's go! Non facciamo danni. Ok, non perdiamo nessun pezzo, altrimenti la mia fidanzata mi uccide. Oh my god, da dove devo cominciare? Ragazzi, sarà davvero un'impresa. Raga, qui la situazione è un po' più grossa del previsto. Praticamente ci sono 1000 pezzi qui sulla mia scrivania e io non so da dove iniziare. Anzi, ora vi faccio vedere una ripresa dall'alto.
Cioè, raga, la situazione attuale è questa: ci sono 1000 pezzi piccolissimi e io devo assemblarli, ma non so da dove iniziare. Amore, ma perché mi fai questi regali così? Dai, mettiamoci sotto. Io qui ci metterò un'eternità, praticamente. Ma dove cazzo sta? È impossibile, è impossibile. Ragazzi, è impossibile. Praticamente sulla scrivania c'ho 1000 pezzi sparsi di puzzle piccolissimi così. E io dalla foto è ancora più difficile da una foto. Mi ricordavo da piccolo che tu avevi il puzzle con lo scatolo e avevi la figura lì davanti e vedevi tutto. Ma qua è davvero un caos. Che poi la cosa divertente è stata che colui che ha creato questo puzzle l'aveva già assemblato, era già pronto. Bisognava solo metterlo in una custodia. Bello, tranquillo. Invece no, la mia fidanzata ha avuto la brillante idea di farlo smontare perché lo dovevo montare io. Amo. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Non so se riuscirò a terminarlo per stasera perché è davvero già un po' tardi. Cioè, praticamente questo sarebbe... Ma come si fa? È impossibile. Ci vorrà un mese per montare il suo puzzle. Io amo la mia fidanzata, la rispetto, credo che sia una persona davvero stupenda. Ma amore mio, quando ci sta, ci sta. Credo che hai fatto davvero una gran cazzata a farlo rismontare. Allora, inizierei dai volti. Forse iniziamo dai volti. Perché? Allora, vedo in prenombra il mio tatuaggio. Ok, questo è il braccio del mio tatuaggio. Vedo una rosa. Ma è impossibile. Così. Vediamo un po' se riesco. Allora, qui abbiamo... No, non mi trovo. Vaffanculo. Andiamo. Qui abbiamo... Ragazzi, vi devo dire la verità. Se volete fare un bel regalo alle vostre fidanzate, così le tenete così belle. Guarda caso, questi regali. Apprezzo il regalo, sinceramente è stupendo come idea. Però montarlo è davvero difficile. Davvero difficile. No, è impossibile. Cioè, è troppo difficile da una foto. Io non mi trovo. Cioè, questa che cos'è? Questa è viola, questo è un altro colore. Perché? Questo non va qua. Questo va qua, no. Come faccio a vedere... Cioè, praticamente, raga, questo è il vestito della mia fidanzata. Questo dovrebbe essere il vestito della mia fidanzata. Ma come faccio a vedere le venature e tutto il resto? Impossibile. Impossibile. Possibile. Allora, questo è un braccio. Questo è il braccio. Il mio braccio. Il mio braccio. No, qui non va. Aspetta, questo qui dovrebbe... Ma la mano dove sta? Ma questo va così? No, così. Bellissima idea, ragazzi. Vi straconsiglio di regalarlo alle vostre fidanzate. No, non è un unboxing, è un wire. La mia fidanzata ha avuto la brillante idea di regalarmi il puzzle della nostra foto. È impossibile farlo. Ok ragazzi, mi sta per arrivare un esaurimento nervoso. È una cosa impossibile, ci vuole troppo tempo. Ma sinceramente non ci capisco un cavolo, perché mi ricordo quando ero un bambino che facevi i tuoi puzzle con lo scatolo, avevi quei colori così dettagliati. Ma fare un puzzle e montarlo da una fotografia è davvero un'impresa. Quindi io abbandono qui la nave. Se avrò un po' di tempo, nei prossimi vlog ve lo mostrerò. Io ho tutta la buona volontà, ci tenevo davvero tanto a farlo, ma è davvero impossibile. Non ci sto capendo un cavolo. I colori non sono così dettagliati. Può essere che a prodotto finito deve essere uno spettacolo. Ma quindi amore, se stai guardando questo video, non ti mortificare. Cercherò di trovare una soluzione a questo problema. Ma oggi non è questo il giorno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. E non fatevi regalare i puzzle fotografici dalle vostre fidanzate, altrimenti siete degli uomini finiti. Ciao ragazzi!